Ciao ragazzi, oggi vediamo assieme la gomma in pasta che mi ha gentilmente mandato Resin Pro da provare, ma io avevo già usato, quindi so che è fantastica. Si può usare come pasta rubaforma, quindi io lo userò per fare degli stampi, per i nostri saponi, per candele, per quello che vogliamo, gesso. Oppure si può usare anche per fare piccole riparazioni, rimane una gomma morbida, non troppo, che può essere usata, non so, per aggiustare il cavetto di ricarica del telefono e via dicendo. Si unisce in parti uguali, quindi 50-50. Possiamo andare più o meno a occhio oppure, cosa migliore, pesarla se abbiamo una bilancia. Bene, io farò lo stampo di questi due oggetti. Questo è un fiore in porcellana e questo è un coniglio. E poi facciamo assieme un sapone, melt and pour, vediamo com'è il risultato finale. Bene, procedo con... Io ovviamente andrò a occhio perché sapete che la precisione prima di tutto. Vi lascio anche il link di Resin Pro sotto il video, ve lo lascio anche qua in cima se riesco, e così potete vedere tutti i loro prodotti. Ci sono veramente un sacco di prodotti bellissimi, resine, coloranti, stampi, hanno tantissimi prodotti, sono tutti di ottima qualità. C'è anche un codice sconto che è sempre sotto nelle informazioni sotto al video, che vi dà diritto a uno sconto del 10% sul totale degli acquisti. Bene, le due paste si mischiano assieme. Ha un tempo di indurimento, se non sbaglio, di 30 minuti, quindi abbiamo un po' di margine per poter lavorare. Quindi io partirei dal fiore. Ho anche questi cristalli, quindi procederò a fare uno stampo anche di loro, perché il sapone melt and pour a cristalli è veramente bello da vedere. Bene, attendiamo 30 minuti e poi ci vediamo per provare a fare dei saponi a forma di coniglio e di fiore. A dopo! Eccoci ragazzi, è passata quasi un'oretta, in realtà ho voluto aspettare un po' di più per sicurezza. Adesso tolgo il coniglio. Non è stato facile toglierlo, ma ce l'ho fatta. Bene, adesso andiamo di melt and pour, trasparente e bianco, e vediamo come vengono le nostre creazioni. Il fiore l'ho messo nel congelatore qualche minuto e vi consiglio di fare così.
Bene, l'ho già tolta dallo stampo perché volevo farla anche in versione blu. Guardate un po' che spettacolo che è. È stupenda. I particolari sono completamente identici a questa rosa qui. Può essere utilissima per fare gli embed, quindi per fare delle decorazioni da mettere sopra ai nostri saponi o usarle semplicemente come stampi per resine o melting pour o col process soap. Guardate che bello lo stampo coniglio. E lo stampo a cristallo. Guardate che meraviglia. Bene, vi lascio in descrizione, in info box, il link di Resin Pro per acquistare questa fantastica gomma in pasta. C'è uno sconto del 10% su tutti gli acquisti che fate su Resin Pro col codice sconto che vi lascio sotto e vi lascio qui in descrizione. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo per un altro video, ciao ciao!